Selah Goodyear, bentornato da Carlo. Iniziamo oggi a parlare della stampante. Ti è mai capitato di dire: accidenti, quest'articolo mi piacerebbe leggerlo con comodo? Beh, probabilmente solo in un caso, quando non potevi avere accesso a una stampante. Ma cos'è una stampante? Il mitico ragionier Fantozzi esordirebbe così: dicesi stampante un apparecchio capace di trasferire su carta i dati forniti da un computer, siano essi dati in formato testuale che sotto forma di immagini digitali. Questo da Wikipedia. Quindi scrivi, generi, crei o vedi qualcosa sul monitor, ti piace, e trasferisci la sua rappresentazione grafica su un supporto cartaceo. Semplice, no? Basta poco, che ce vo'? Oggi rapido e facile, ma due decenni fa o poco più? Ricordiamoci sempre chi e cosa eravamo, eh? Ti ricordi quando abbiamo scritto nei lettori parlando di schede perforate? Quelle erano le prime stampe, o meglio, gli embrioni di una stampa. Fissa una data di memoria. Quale stampante più remota ricordi di aver utilizzato? Io personalmente quella Dagi, e tu? Emettevano un suono d'impatto le prime monodirezionali, le successive bidirezionali, dovuto allo spostamento sinistra-destra e viceversa del tamburo battente contenente appunto gli aghi. La matrice ad aghi colpiva un nastro imbevuto di inchiostro nero, arrotolato su due cilindri posti agli estremi laterali della stampante. E poi, quando il nastro si è colorato di blu, e ancora di rosso? Se sei mio coetaneo giù di lì, stai ridendo, lo so, dillo. Ne è passato di tempo, eh? Ma lo sai che ancora non tramontano perché utilizzate in certi ambienti, tecnologicamente all'avanguardia, ma ancora operative. La vera rivoluzione però, nelle case e negli uffici, è arrivata con le stampanti a getto d'inchiostro, come dice il termine che le etichetta, spruzzavano delle micro gocce d'inchiostro sulla carta. Diverse tecnologie d'uso si sono susseguite nel gettare inchiostro sul supporto. Il risultato era veramente ottimale, in quanto si potevano produrre elevate sfumature di colore. Questo grazie alla presenza di cartucce di color separate che, in base alla quantità di inchiostro utilizzato nell'operazione di getto, producevano effetti grafici davvero notevoli, molto vicini alla realtà. Il numero di cartucce era la discriminante grossolana della miglior qualità di stampa fra i vari dispositivi. Una volta avuto accesso a questo livello, anche il supporto diventava fondamentale per ottimizzare il processo di stampa e renderlo sempre più professionale. Iniziarono a comparire formati di carta dedicati per la stampa semplice o per quella grafica o ancora per una foto lucida. I costi erano un po' altini per il singolo foglio. Eravamo all'incirca nell'ordine delle 500 lire, circa 25 centesimi di euro, per foglio, ma il risultato era da apprezzare. Il processo evolutivo ha fatto nascere le più performanti a laser che, tramite un rullo a caldo ed appunto un fascio luminoso, impressionavano l'inchiostro, il toner, sotto forma di micropolvere sui fogli di carta. Tra quest'ultime e quella all'inchiostro c'è una bella differenza in termini di costo, soprattutto per i ricambi. Il materiale di consumo in termini di cartucce per le precedenti, quindi quella all'inchiostro, è costituito da vaschette di vario colore. Alcune stampanti hanno un'unica vaschetta suddivisa in settori per i vari colori. Quelle migliori per la gestione dei colori, l'ottimizzazione della spesa ed il miglior rispetto per l'ambiente possiedono vaschette separate e quindi sostituibili per il singolo colore. Le stampanti in esacromia possiedono 6 cartucce. Il prezzo è abbordabilissimo, anche se le aziende guadagnano molto proprio sui ricambi. Quest'ultime a volte hanno un prezzo globale, se non superiore, molto vicino al prezzo della stampante nuova.
Le stampanti a laser hanno per ovvie ragioni di qualità prezzi più alti rispetto a quelle d'inchiostro ed anche la fascia dei ricambi è consistente. Questa cartuccia viene riciclata dalle aziende e può venire reimpiegata una volta revisionata e ricaricata. Anche per le cartucce presenti nelle stampanti a getto d'inchiostro, teoricamente potrebbe essere previsto un riutilizzo, inserendo nelle stesse tramite un kit ad hoc il nuovo inchiostro. Alcune aziende, per evitare questa prassi, hanno inserito un chip elettronico, un circuito, che bloccasse la cartuccia d'inchiostro esaurito, rendendo così vano ogni tentativo di ricarica. Nella continua guerra fra inibitori e fautori, come contromisura, sono nati dei circuiti di sblocco delle cartucce una volta ricaricate. Chi ha vinto, secondo te? Beh, dipende dal costo delle cartucce, ma sostanzialmente non ci sono né vinti né vincitori. In alcuni casi, l'abbattimento dei costi delle stesse ha reso inutile questo artificio. In altri, è stata resa ostica l'opera di ricarica, relegata solo ai più ostinati. L'evolversi della tecnologia già sta producendo comunque altri tipi di stampante, ma guardiamo più da vicino le nostre necessità. Una stampante domestica deve essere relativamente contenuta nelle dimensioni o, nel caso non lo fosse, le funzionalità che offre devono essere molto appetibili a fronte delle dimensioni, per così dire, fuori norma. In un ufficio si prestano meglio i formosi cassettoni che hanno 1001 funzioni. In casa, oggi, con poche decine di euro, puoi acquistare una stampante multifunzione, in inglese all in one, di tutto rispetto, con un numero di cartucce pari almeno a 4. Il prezzo di quest'ultime varierà in base alla marca scelta. Anche per questo tipo di stampanti, comunque, se effettui un acquisto avventato o sprovveduto, ti puoi far male. Normalmente una stampante multifunzioni collegata ad un PC è in grado di stampare in bianco e nero, scala di grigio o colori, ciò che è visualizzato sullo schermo, ma non solo. Nel caso infatti possedesse un'interfaccia USB, può addirittura esplorare una periferica ad essa collegata e stampare il file scelto dall'operatore senza un benché minimo collegamento al PC. Oltre a funzioni di stampa, una stampante multifunzioni può eseguire una scannerizzazione di un documento e, conseguentemente, anche configurarsi come fotocopiatrice. Se dotata di modem, può addirittura inviare un fax o file via email. In estrema sintesi, quindi, per la stragrande maggioranza delle funzioni da eseguire, una stampante all-in-one va straordinariamente bene. Ok, ma come la scelgo? La scelta dipende dal parametro che vuoi prendere in considerazione e dall'uso che vuoi farne. Diciamo che, da un punto di vista strettamente tecnico, il parametro è senz'altro la risoluzione reale, ossia un numero. Maggiore sarà il suo valore numerico, definito in DPI, dots per inch, quindi punti per pollice, più definizioni e quindi maggior qualità avrà la stampa. Se vuoi prendere invece in considerazione il punto di vista economico, ovviamente non dovrai considerare la qualità di stampa, ma solo il fatto che ti serva una stampante. Il prezzo migliore sarà quindi il più basso. Fai solo attenzione, in questo caso, ad eventuali trappole commerciali. Infatti, potresti soccombere alla distanza, partendo da un risparmio apparente iniziale nell'acquisto della stampante, ma successivamente nell'acquisto dei ricambi venir freddato dalla realtà. Quindi fai attenzione almeno ad informarti sul prezzo delle cartucce. Infine, se prendi in considerazione il punto di vista dell'utilizzo, che dire? In questo caso credo cessino i discorsi di prezzo e qualità. Mi spiego. Se devi stampare solo fogli compilati tipo lettera, con qualche colore qua e là, quindi senza l'esasperazione della qualità, controlla solo la velocità di stampa, intesa come ppm, pagine per minuto, ossia quante pagine la stampante riesce a stampare in un minuto.
Se sei un grafico di professione e quindi la stampa deve curare i particolari, dovrai valutare aspetti quali la risoluzione, il numero di cartucce per ottenere un numero maggiore di colori, quindi un maggior numero di sfumature dei dettagli, e il tipo di tecnologia con la quale è costruita. Ovviamente non comprerai una stampante a getto d'inchiostro, ma almeno una laser o qualcosa di più spinto. Ma in questo caso, certo non sono io a dover insegnare queste cose, anzi. Ora ti è comunque più chiara un po' la forma mentis del ragionamento? Bene, nella prossima lezione termineremo il discorso sulla stampante. Non mi resta quindi che salutarti. Un grosso saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima!